un'attrazione turistica un tanto macabra. Un'attrazione macabra, dice questo giornalista della BBC spagnola. Il mondo parla ancora una volta dell'Italia, dell'isola del Giglio e di chi, nonostante tutto, viene qui solo per curiosità. Da dove venite? Da Roma. Siete venuti qua oggi? Ieri eravamo già qui. Domani, se abbiamo dei bambini, le possiamo dire che io c'ero, insomma, ecco, gli possiamo raccontare una storia che insegna qualche cosa. An electrical fault with one of the generators, but the situation is under control and our technicians are aiming to rectify the situation at this time. Rimanete calmi, è tutto sotto controllo. Sono le 21:45 di venerdì 13 gennaio e una voce dall'altoparlante di bordo della Costa Concordia tranquillizza i passeggeri, ma nessuno sa veramente cosa sta accadendo. E senza avere una spiegazione plausibile, tutte le televisioni del mondo provano a ricostruire quella notte. Dal guasto tecnico al blackout dei radar, e se a terra c'è confusione, a bordo chi comanda non ha le idee chiare. Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo nulla? E che vuole tornare a casa, Schettino? È buio, vuole tornare a casa? Salga sulla prua della nave tramite la biscagina e mi dica cosa si può fare, quante persone ci sono e che bisogno hanno. Il comandante Schettino, al momento dell'imbarco sulla Costa Concordia, così come in tutti i suoi precedenti imbarchi, perché ricordiamo era comandante dal 2006, corrispondeva esattamente a quello che viene richiesto al ruolo del comandante. La nave affonda e porta con sé i segreti e le storie di 33 persone, tutte vittime di quell'inchino troppo ravvicinato. Dopo tanti studi e dopo tante proposte, forse la soluzione è arrivata. In una conferenza stampa con l'Europa Unita, la Titan Micoperi, la società italo-americana specializzata in operazioni di questo tipo, spiega che attraverso pali, piastre e sacchi di sabbia e cemento, lo scafo potrà essere rimosso entro un anno. E per scongiurare nuove tragedie sarà importante vigilare. Questo decreto prevede che nelle aree protette si navighi ad una certa distanza e quindi si evitino gli inchini.